sono presenti le tre generazioni al gran completo, rappresentate dal presidente, dai figli, da tutti i soci e dai nipoti, nostri futuri archibugieri. Iniziata quando un gruppo di amici, Franco De Rosa, Ciro e il compianto Luigi Senatore, nella serata del 24 dicembre del 1977, andarono da nonno Vincenzo e gli dissero: vogliamo formare un gruppo di archibugieri nel Riole Filangeri. E tu vuoi essere il nostro Regio Capitano? E così cominciò la nostra avventura. Il sodalizio è attualmente presieduto da Vincenzo Nicoli, vicepresidente Biagio Manzo, Regio Capitano Antonio Nicoli, responsabile dei musici Federico Nicoli. I colori sociali del sodalizio sono il bianco, il giallo e il marrone, e sullo stendardo troneggia un'aquila artigliata su foglie d'alloro, con due archibugi incrociati. L'aquila artigliata è presente nell'effigie del casato Filangeri e simboleggia potenza, maestosità e fierezza. In riferimento ai colori sociali, il bianco sta ad indicare il candore del saio abbaziale, in quanto il casale fa parte del distretto Corpo di Cava, dove risiede da un millennio l'abbazia dei Benedettini, luogo ricco di storia e puro fermento religioso. Il colore giallo come il marrone stanno ad indicare lo stretto legame che ha il sodalizio con i due grandi elementi della terra, il sole e la terra, con il giallo che sprigiona tutta l'energia sociale, solare, e il marrone che ci lega alla nostra terra natia. In questa serata il gruppo Archibugieri Filangeri ha cercato di estrapolare da vecchi rullini fotografici i passi salienti delle varie coreografie in cui si è cimentato dal 1978 ai giorni nostri.
favore. Dell'archibugio.